La Regione Sicilia instaura un protocollo d'intesa con la città di Perm. 10 aziende siciliane su diversi settori vengono scelte e si rapportano con la Camera di Commercio di Perm. La Camera di Commercio di Perm contatta una serie di aziende, di distributori interessati ai prodotti siciliani e ai servizi. E porta i propri titolari in contatto con i titolari delle aziende siciliane. Vi è il B2B, cioè ci si rapporta, guardate, sullo sfondo un'azienda di Raffadali che in questo momento sta discutendo con un amministratore, con un delegato di un'altra azienda russa. Subito in contatto, in stretto contatto, si può capire l'offerta, quindi siciliana, e la richiesta dell'azienda. Ora, io dal mio canto sto promuovendo il turismo, particolarmente ad Agrigento e soprattutto nella nostra favara, anche grazie a questo opuscolo Sicily My Love che ha realizzato Calogero Capodice e Valentina, sua moglie, per la nostra provincia. E Favara ha incuriosito tantissimo i protagonisti russi, sono moltissimo interessati alla nostra Valle dei Templi, sono interessati alla farm, stupiti dalla nostra bellissima piazza. Dal canto mio ho trovato una grande difficoltà a dire e a comunicare che sono in questo momento promotore del turismo, ma nel contempo a dover spiegare che le nostre strade, perché me l'hanno fatto notare, perché loro studiano prima le zone che vogliono conoscere bene e con le quali rapportarsi, è stato difficile spiegare il perché delle strade di accesso così deturpate dalla spazzatura. Ora, in questo momento a Favara ci sono un sacco di attività che lavorano e possono lavorare col turismo. Ora noi stessi, perché dobbiamo avere un nostro parente, cugino che deve migrare al nord quando abbiamo il paradiso? Per loro la nostra terra è il paradiso e dobbiamo uscire da casa e vedere tutto quello scempio. Vi assicuro che non è solo una questione di funzionamento del servizio che avremo a regime a febbraio o marzo. È una questione di rispetto della propria terra perché ci siamo fatti una passeggiata qua a Perm, non c'è un cestino della spazzatura e non c'è un foglio di carta a terra. Chi deve consumare, chi ha uno scontrino non farà mai così e lo butterà a terra. Non esiste, ma non perché c'è il comunismo o c'è autorità, non esiste perché non lo si vuole. Quindi vi prego di alimentare il turismo anche attraverso la virtuosità, attraverso il rispetto del nostro territorio.